Gatti di One. Sì, buongiorno a tutti. Allora, siamo felici di essere oggi qui perché uniamo la forza di fantastiche atlete che si impegnano come la PDO Salerno per poter raggiungere l'obiettivo che è vincere le partite del campionato con quella che è la forza delle donne di tutto il mondo. Noi di One abbiamo lanciato quest'anno una campagna che si chiama La povertà è sessista. È indispensabile fornire degli strumenti a tutte le donne, soprattutto a quelle nei paesi in via di sviluppo, perché purtroppo a causa di vari motivi non hanno la possibilità di poter aver riconosciuti determinati diritti di cui invece tutti gli uomini dovrebbero e le donne dovrebbero averne. Quindi noi siamo contenti di poter garantire la forza delle atlete con la forza della campagna La povertà è sessista per aumentare l'impegno verso l'empowerment femminile e quindi riuscire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del millennio che verranno trascritti la prossima settimana alle Nazioni Unite e che quindi tutti ci dovremo impegnare per i prossimi 15 anni. Pisapia, sport e solidarietà è un binomio che per la PDO insomma si rinnova, no? Già testimonial della campagna 15-22, ora l'impegno con One, c'è da vincere sul campo e fuori. Ma è una cosa su cui noi siamo sempre stati molto attenti, nel senso che è ovvio che quando si parla di sociale, soprattutto sociale legata al mondo femminile, diciamo in qualche modo siamo ancora più attenzionati, perché noi siamo sempre dell'opinione che lo sport deve servire come esempio. In Italia insomma lo sport è un ottimo veicolo promozionale, dare il nostro piccolo contributo per promuovere quelli che sono dei valori sani, soprattutto legati all'universo femminile, ci sembra il minimo che possiamo fare come contributo, insomma a quello che secondo me tutti un po' dovremmo fare. C'è evento un binomio che immaginiamo possa risultare vincente tra l'impegno sociale della Guardia, insomma che ha ringraziato la presenza del Reggimento Cavalleggeri a guida, del 19° Cavalleggeri a guida, che da azione di alta promozione dei valori umani. Noi abbiamo il piacere di ospitare la squadra di Guadamanca, un orgoglio della nostra città. Sono dei giovani atlete che hanno portato acqua, no, per il Salerno, uno sport importante, anche se si definisce per sport minore, per una sciocchezza. Ecco, loro hanno dato lustro alla loro squadra, alla loro maglia, soprattutto a Salerno. Marcello, nel suo intervento introduttivo, poneva attenzione su alcuni aspetti che noi riteniamo essere assolutamente rilevanti. La presenza delle forze armate ci conforta da questo punto di vista, nel senso che le nostre forze armate sono impegnate in teatri particolarmente rischiosi. Un altro consiste con i valori dello sport, con i valori della presenza sociale dello sport, oltre che bellissime, rappresentano il meglio che questa città può esprimere in termini di sport. La mia stima personale, il mio affetto personale, il mio doveroso stargli vicino. Buon lavoro e grazie a voi di tutti.